Ciao pescatori, benvenuti a questa prima puntata di Match Monkey Fishing. Prima puntata perché in realtà ho comprato una GoPro poche ore fa e domani mi aspetta un weekend di pesca, quindi non c'è occasione migliore per iniziare questa serie di video con un evento molto importante, un evento di 2 giorni che si tiene a Ostellato, provincia di Ferrara, ed è un evento che raccoglie circa 1000 pescatori, tra pescatore feeder e pescatore al colpo. Diciamo che è l'evento più importante che di chiusura di stagione di pesca, perché io sono un agonista, pesco per una squadra trabucco, e questo evento è la chiusura di un anno di pesca che vedremo nelle prossime puntate sul 2019 come si evolve. E inizia con un altro trofeo che è il Pasinetti, che si fa ad Adria, e si chiude con Ostellato. In questi 2 giorni di eventi, il sabato ci sarà un'importante competizione chiamata Italian Master, in cui partecipano squadre da tutto il mondo. E la domenica invece è un giorno dedicato ai vari brand di produttori di attrezzatura sportiva. Quindi ogni marca fa una sua gara con i pescatori delle squadre che gareggiano per quella marca. E faccio questo video la sera prima perché domani mattina purtroppo per essere alle 6:30 Ostellato dovrò partire credo verso le 4, 4:30, quindi in macchina si potrà vedere ben poco. Più avanti, quando la stagione sarà più bella, cercherò di fare i video direttamente dalla macchina. Tra l'altro, domani, visto che le gare che andiamo a fare sono a coppie, anche il viaggio lo faremo a coppie per risparmiare un po'. Quindi dovrò portare un'attrezzatura molto ristretta e lo stretto necessario per questi 2 giorni di competizioni. Vi faccio un piccolo excursus delle cose principali che porto, quindi vediamo un attimo che canne, che pasturatori. Per quanto riguarda gli ami e fili non lo so ancora. Devo ancora confrontarmi che tipo di pesca andremo a fare e quindi probabilmente le regalerò appena sarò sul campo gara. Preferisco fare questi video prima, perché dal sorteggio dei picchetti su cui pescheremo all'inizio della gara non sempre c'è molto tempo, dipende quanto è grosso il campo gara, come si trova la situazione del picchetto, quindi non è detto che riuscirò a farli sempre anche sul momento. Cercherò comunque di farvi vedere sarà la mia impostazione della mia area di pesca e che canne monterò, che cosa monterò, eccetera. Partiamo subito dalle canne. La prima canna che utilizzerò sarà una canna da 12 piedi, una Signum MRXV. Di queste canne ne ho montate due, una con una vetta più morbida, in questo caso è una vetta da 0,5 once, e una vetta più dura da 1 oncia. Questa canna da 12 piedi ha un mulinello da 5.500, con al suo interno una treccia del 10 e uno shock leader del 28. L'obiettivo di queste 2 canne è la pesca delle placchette, normalmente tra i 20, 50, 20, 45 metri al massimo. Quindi servono canne molto sensibili che possano vedere le mangiate di pescetti di circa di queste dimensioni, fino ad arrivare a brem abbastanza più importanti. La seconda canna, tipologia di canne che userò, sono due. Purtroppo di queste non ne ho la coppia e sono sempre della serie, sempre della serie. La seconda canna che userò. Se le prime 2 canne erano dedicate alla pesca da medio e corta distanza, Ostellato è un canale molto largo. Arriva fino a 75-80 metri in alcuni tratti, quindi mi serviranno anche delle canne per poter pescare molto lontano. Io non sono un gran lanciatore, quindi non ho mulinelli da surf casting, non ho specifica attrezzatura. Cercherò di utilizzare quello che ho. In particolare uso una canna da 13 piedi, sempre Signum MRXV, come le altre due che avete visto prima, montata con un trecciato del 10, un mulinello 5500 e uno shock leader conico. Dopo, quando aprirò i cassetti del banchetto, vi farò vedere anche la tipologia di shock leader. La scelta di uno shock leader conico è per guadagnare qualche metro in più durante il lancio. Quindi
vado a connettermi alla mia lenza madre treccia del 10 con un nylon del 0,18 e pian piano questo 0,18 arriva fino ad essere uno 0,28 alla fine sulla brillatura. La seconda canna invece per la lunga distanza che ho preparato è una canna da 14 piedi, quindi una 420 della serie Ultimate Master Feeder. Questa canna ha di vantaggio l'avere vette, quattro vette diverse che sono dentro il mio portavette con diverse sensibilità e delle vette molto lunghe. Per intenderci, questa è la lunghezza della vetta. Al momento non so ancora che vetta monterò, dipenderà da se ci sarà vento, da quanto tirerà l'acqua, da con quanti grammi pescherò. Però è una canna che facilmente mi permette di raggiungere lunghe distanze con pasturatori che vanno dai 50 ai 60 grammi. Se le prime quattro canne erano dedicate alla pesca a corta distanza e alla pesca a lunga distanza, ho la necessità di portarmi dietro anche una canna per poter pasturare. Questa canna è normalmente più robusta delle altre perché devo lanciare dei pastoratori 5x7 anche a una lunga distanza, quindi ho bisogno di una canna molto robusta e con un casting molto importante. In questo caso io uso una canna Signum TXL Advanced River da 13 piedi, quindi una 3,90, che ha un casting fino a 160 grammi. Questa è una canna che non uso solo per pasturare, ovviamente. È una canna che uso anche per pescare in po', per pescare in taro e barbi, e lo vedremo questa primavera. Diciamo che la canna più pesante che ho utilizzo per quello, e la utilizzo per quello. In bobina, in questo caso, monto un trecciato un po' più grande, quindi un trecciato del 12 con uno shock leader, anche in questo caso un po' più importante. Ma passiamo al panchetto così vi faccio vedere invece cosa mi porto dietro. In questo caso lo spazio in macchina è ridotto e quindi il materiale ho cercato di inserirlo tutto all'interno del panchetto. In particolare nel secondo ripiano ho la serie dei miei shock leader. Come ho detto prima, utilizzo shock leader di misura diversa, shock leader conici e alcuni shock leader fatti con filo normale, sempre affondante da feeder. In questo caso queste sono le due tipologie di shock leader che vado ad utilizzare, uno un po' più pesante, quindi che parte con un diametro del 18 e termina con un diametro del 40 della serie T-Force XPS, e quello per le canne più corte è un 18 che finisce con un terminale del 28. Gli altri sono classici fili da feeder che utilizzo nel caso di dover fare degli shock leader senza necessità di terminali conici. Nel secondo ripiano, invece, sono andato a inserire una serie di feeder che utilizzerò. Sono feeder molto diversi e di tipologia e grammature differenti. Non sapendo che condizione andrò a affrontare, ho riempito un po' di tutto e di più quello che poteva servirmi. In particolare, i modelli principali sono dei rocket, quindi che utilizzerò per la pesca a lunga distanza, che vanno dal large al micro per due differenti grammature, dei window feeder che utilizzerò normalmente o con dei bigatti o con magari dei bigatti vivi all'interno con un tappo di pastura di diverse dimensioni, delle gabbiette anche qua più o meno di tutte le dimensioni. Mi porto dietro degli open end che non si sa mai, e poi un modello di pasturatore che a me piace molto ma non so se utilizzerò, che sono questi fatti a campanella che mi permettono di riempire con le mie esche vive, fare un tappettino di pastura e quando cade al primo scarico escono. Nell'ultimo ripiano, invece, ho attrezzatura varia e le mie scatole dei pasturatori molto piccoli. Quindi una forbice per tagliare i vermi, il mio contapesci. Probabilmente domani sarà difficile arrivare in doppia cifra, però ce lo portiamo dietro. Un timer che tengo sempre sul mio panchetto per misurare il tempo delle pose, una pesa che può sempre servire e ancora due scatole
di gabbiettine molto piccole. Queste gabbiettine potrei usarle in caso di pesca in calata, pesca a corta distanza, quando il pesce c'è una mangianza del pesce molto forte, quindi mi serve portare poco materiale. In una borsa a parte, oltre le scatole con i rocchetti, con all'interno dei terminali già legati, porterò anche dei set di pasturatori che mi possono servire per i lanci a lunga distanza. In particolare dei distance feeder, quindi sono pasturatori che hanno sopra una gabbia e sotto un piombo che permettono quindi di un'azione di pesca in cui stanno in verticale e rilasciano le particelle. Quando recupero il pasturatore li scarico molto facilmente. E se proprio devo raggiungere distanze molto molto lunghe, dei bullet. In questo caso ne ho di varie dimensioni e varie grammature. Alcuni nastrati per far sì che non escano le esche vive che metto all'interno, piuttosto che molto piccoli a molto grossi di diversi tipi e diverse grammature. Diciamo che questi, insieme ai pasturatori che sono presenti nel panchetto, sono i miei pasturatori principali per questi 2 giorni di gara. E questo è tutto. Adesso carico tutto in macchina per poi riscaricare domani mattina. Arrivati finalmente Ostellato, qua dietro al palazzetto ci sono gli stand delle aziende e passiamo al recupero esca. Sorteggio effettuato, settore B picchetto 7, siamo centralissimi, andiamo verso il campo gara, noi siamo alle Vallette, mentre l'altra squadra è Ostellato Vecchio. Nella parte iniziale e noi alle Vallette nella parte iniziale. Questo è già rotto da ieri, quindi sono...
questi li abbiamo chiusi. Bravo, direi che abbiamo tutto. Sì.
E il primo Italian Master lo facciamo così. Una gara difficile, pochi pesci, in cerca del pesce grosso tutto il tempo e non ci siamo riusciti, ma chiudiamo 8 con una placchettina io e 4 vanni. Domani si rifà. Ora si smonta tutto e si va a casa. O perlomeno si va in albergo e domani di nuovo. Vanni, abbiamo parcheggiato vicino, parecchio. Siamo già sul campo di gara con la macchina. Che pazienza. Il palazzetto era là in fondo. La nostra macchina è là in fondo. Oggi Trabucco Day ostellato, 4 novembre, gara a coppie, siamo nel tratto di Ostellato Vecchio e ci aspetta una bella gara e divertente, una sfida in amicizia e io pesco in coppia con Mazzoleni e speriamo di prendere un po' più di ieri sicuramente. La gara è impostata a perchette, quindi su una distanza di 18 metri e una linea sui 45 per iniziare, per vedere di riuscire a prendere qualche pesce un po' più di taglia. Sul piatto oggi ho la mia pastura verde vase, vermi, inneschi colorati, caster, bigatti bianchi, un misto di bigatti e pincherini colorati stirati, vermetti piccoli da innesco, altri vermi da innesco e qua dentro dei pincherini che se non li chiudo scappano. Come canne ho montato 3 Signum MRX1, 2 da 12 per pescare corto e una da 13 per pescare sulla tre quarti. Il panchetto è messo abbastanza bene, purtroppo il campo gara era a filo del picchetto di chiusura del campo gara, quindi ho dovuto crearmi un po' di posto e ho una nassa molto lunga che arriva fino in acqua, un feeder arm che adesso metterò poi in posizione e un guadino da 5,40 m perché comunque dovrò guadinare molto lontano i pesci e un'impostazione molto semplice, un piatto grande e un piattino piccolino, un porta pastura, porta acqua e diversi attrezzi, una testa di guadino nel caso che si agganci qualche pesce un po' più grande e basta. Attenzione, abbiamo un problema tecnico. Un argano per pasturare e via. Andiamo da un promettente giovane. Te cosa hai portato oggi? Signum 390 con un rocket
con un rocket per lanciare contro la sponda opposta e tracciato del 10, shock leader del 28. Iconico. Seconda canna, più piccola. La canna Ultimate 360 Competition per fare con uno shock leader del 22 un pastoratore decisamente più piccolo, sempre traccia del 10. Era dalle fischere inglesi che non vedevo quel pastoratore lì. Sì, l'ho usato per provare a lanciare, adesso userò una gabbietta più piccola. Sul piatto? È una bella varietà, cioè, per il fondo iniziale, il verde vaso, poi abbiamo le palline del pongo per fare il fondo sotto, verde, pastura, rubini, morti, vivi, okay. Incollati, c'è di tutto. Tutto di c'è tutto. Di tutto, di vediamo. Tutto. Io faccio come il capitano. A posto. Boh, questa sarà la squadra da battere oggi, si parte. Thank you.
3. Sì, che 5 che giusto? 4 1000 5 6 0 5 6 7 7 8 faccia stravolta ma contenti, si chiude questo weekend di Italian Master e Trabucco Day, una buona partecipazione e purtroppo una bassa viscosità. Assolutamente. Oggi al Trabucco Day abbiamo pescato a feeder, ci sono state coppie che hanno fatto 6000 come avete visto dai filmati, 5000. Altri un po' meno. Però di certo si è preso più di ieri. Sì, anche dovuto a un mio errore di non acquisto del fuil. Quindi per questo weekend è tutto. Probabilmente il prossimo video sarà il prossimo weekend. E Lago Segugio. Lago Segugio, Trabucco Day nuovamente. Coppia, sempre in coppia. E questa volta in un lago carpodromo dove ad oggi si stanno facendo almeno 50 kg a testa. Almeno. Quindi sarà una gara da molto... 35 kg, 40 kg minimo in coppia. Molto più pescoso di questo weekend sicuramente. Cambierà tutta l'attrezzatura, farò vedere cosa metterò nelle borse questo giro. Cosa butteremo in acqua, cioè le pelle, perché quel lago ha un regolamento specifico che vieta l'uso degli sfarinati, quindi vedrete anche la preparazione delle pellet, chi più, chi meno. E nulla, per ora noi abbiamo ancora due rette di macchina e poi ci sarà da togliere il fango da tutte le cose che abbiamo usato e dalla macchina che è un po' rovinata. Ha subito le angherie del maltempo. Ciao a tutti. Ciao.